La ministra della pubblica istruzione Lucia Azzolina, buonasera e benvenuta, perché in onda mantiene le promesse e in questo caso anche il ministro di tornare a rispondere. Buonasera, non le do la mano a causa Covid, non ce la possiamo anche dare, anche se ormai siamo quasi congiunti perché viene qui tutti i giovedì con Telese, siamo, quindi potremmo anche darci la mano. Ma buonasera ministra Azzolina, benvenuta, qui sono tutte i fax. Grazie, le domande. Grazie Pietro Senaldi, lo salutiamo. Qui sono tutte le domande che sono arrivate in questi giorni per lei. Allora, quante degli operai e delle operaie che sono lì hanno dei figli? Alzate la mano in età scolastica. Allora, nessuno. Io chiederei di alzare la mano. Alzate la mano chi ha dei figli che vanno a scuola. Tutti, praticamente, tutti. Non e c'è allora, nessuno che non alza la mano. E anche in questo dibattito vi interessa e vi riguarda. Rimanete lì, grazie, in bocca al lupo. Torneremo a raccontare la vostra storia. Assolutamente sì. Grazie Elena Testi. Ministro. Allora, non è sua stretta competenza, però, Ministro, visto che era uno dei punti programmatici, no, di questo governo, anche l'idea di tornare a un intervento, quando vede plasticamente questo dibattito, questo scontro anche duro, però sui contenuti, fra il senatore Monti e i lavoratori della Cornegliani, a chi si sente più vicino? Io penso che un lavoratore in difficoltà deve essere assolutamente rispettato. Chi sta per perdere il lavoro, teme di perdere il lavoro, ha tutte le ragioni per essere arrabbiato. Bene. Allora, intanto grazie per essere tornata con noi. Diamo ancora la mail per continuare a scriverci, perché l'impegno è quello di seguire il lavoro che il ministro sta facendo in questa calda estate, da qui a settembre al ritorno a scuola. Scorre sotto di noi la mail al quale scriverci. Allora, noi vorremmo subito introdurre la questione dei famosi banchi, i famosi banchi girevoli. E allora, con la nostra Francesca Carrarini siamo andati a vederli questi banchi e abbiamo incontrato uno dei famosi rivenditori di banchi girevoli. Vediamo il servizio che ha fatto e da qui partiamo. Quanti ne servono? Il bando è stato fatto? Che necessità ci sono? Tutto questo dopo il servizio. Questi sono i banchi 3.0, quelli che il ministro Azzolina vorrebbe introdurre nelle scuole italiane da settembre. Il 20 luglio è stato pubblicato un bando per comprare 1,5 milioni di postazioni di questa tipologia. Le definiscono innovative. Mi è arrivata la telefonata che ero in macchina e mi ha detto: oh, sei al telegiornale, l'Azzolina ha usato la tua fotografia. Lui è uno dei rivenditori italiani di questo preciso modello, prodotto in Europa. Quelli lì sono i famosi banchi. Eccoli. Possiamo provarne uno? Ma volentieri. Occupiamo meno spazio di quello che succederebbe con i banchi quadrati o rettangolari. Quindi siamo a metro? Sì. Se li attacco mancano 5 centimetri, se faccio così. Siamo già a un metro tra le vocali. Siamo in metro tra... Assolutamente sì. Però sono diversi, no, dal banco normale. È studiato appositamente per le scuole superiori e per le università. Al bando potranno partecipare molti fornitori in tutta Italia. Tu parteciperei al bando? Non lo so ancora, perché sinceramente i tempi sono veramente, veramente troppo brevi. Oggi nei magazzini italiani, se ce ne sono 10.000, sono tante. Non ci sono le fabbriche pronte, non ci sono le materie prime. E attenzione, è previsto nel bando che vengano installati tutti entro fine mese. In questi giorni le scuole, nel mese di agosto, stanno ristrutturando gli ambienti. Sono chiuse, non possiamo consegnare. Vuol dire che io andrò a installarli dal 27 agosto al 30 agosto? Solo il chiamare la scuola e chiedere se è aperta. Come faccio a gestirla? Cioè, è impossibile. Ma la grande polemica è stata sui costi. Fino a ieri, cioè la scuola che faceva la gara per comprare una classe, eravamo realmente intorno ai 320 euro più IVA a singola postazione, quindi chiaramente molto di più di un banco normale di legno. Ma pensiamo anche solo a di che importi stiamo parlando. Con un'indicazione del pagamento 30 giorni dopo il collaudo fatto dalla Protezione Civile. Quando lo farà la Protezione Civile con l'audio in tutte le scuole? Rischio di a settembre veramente di non avere delle sedute, cioè... Non l'avremo. Non li avremo, tutto è sicuro. Se parliamo di scuola che deve avere tutta pari diritti, tutte le regioni, non le avremo. Allora, adesso le diamo la possibilità di intervenire, lei poi dice sempre che ci sono le fake news, che bisogna comunicare bene, ecco, allora diamo comunicazione, ecco, mettiamo Parenzo su quel banco, voi avete in qualche modo indicato questo modello, aspetta, no, vabbè David sei negato, no, volevo avete indicato questo modello, fallo tu, scusa, perché è ergonomico, ecco. Perché occupa poco spazio, perché consente il distanziamento. Ma uno si può anche muovere effettivamente.
Durante la lezione? No, si può anche bloccare. La domanda è, avevate calcolato la tempistica, la necessità di costruire un fabbisogno enorme? Ora avete fatto da poco proprio il conto di quanti ne servono e di quanti l'hanno ordinato. Allora, intanto mettiamo un po' di ordine rispetto alle informazioni e rispetto anche al video che ho sentito. Le scuole sono aperte in questo momento, non è che le scuole sono chiuse. Io sto girando regione per regione, esattamente, sono state in Lombardia, in Piemonte, in Emilia e nelle Marche negli ultimi giorni. Le scuole sono aperte perché sono aperte? Perché stanno lavorando proprio per garantire il distanziamento. Noi abbiamo chiesto alle singole scuole, dirigente scolastico per dirigente scolastico, di quali banchi avessero bisogno. Perché chiaramente i banchi che avete fatto vedere adesso servono per gli studenti più grandi. Questi qui, i bambini, quindi? Esatto, per quindi gli studenti, diciamo, più grandi. Le superiori, le gli ultimi anni liceo. Delle superiori. Sì, le medie, che non si chiamano più medie, perché si chiamano scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado. Ora, ogni dirigente scolastico ci ha detto qual è il fabbisogno, per un totale di 2,5 milioni circa di banchi che sono stati richiesti. La gara è una gara europea, non è una gara per cui si fa riferimento soltanto a delle aziende italiane. Io penso che su questi banchi sia stata fatta una polemica stucchevole. Non ho visto un giornalista che sia andato a chiedere alle scuole che hanno già questi banchi perché hanno comprato quella tipologia di banchi, a che cosa servono quei banchi. Perché quei banchi oggi servono al distanziamento, ma quei banchi rappresentano delle metodologie innovative, di didattica nuova, di ambienti di apprendimento nuovi. Questo lei dice? Assolutamente sì. E però difatti esistono in maggioranza, in quelle scuole più dai innovative. Dati che abbiamo visto, in maggioranza sono stati scelti dei banchi più vicini a quello tradizionale rispetto al nuovo modello. Perché anche perché sono stati chiesti banchi soprattutto alla scuola primaria, ed è chiaro che per i bambini più piccoli il banco deve essere diverso. Quei banchi invece per la scuola secondaria sono più innovativi perché permettono per gli studenti più grandi forme di innovazione didattica, di metodologie didattiche nuove. E a me piacerebbe tanto che si andassero a intervistare i dirigenti scolastici, i docenti, che questi banchi ce li hanno già, che li hanno comprati per le loro scuole. No, ma ci spieghi perché? Come lei immagina la nuova... è interessante questo da capire, anche perché chi è a casa non lo sa. Perché lei dice una didattica nuova è un modo nuovo di intendere lo stare dentro una classe? Le faccio un esempio pratico. Le faccio un esempio pratico. Qualcuno dice, ad esempio, non c'è abbastanza spazio per avere tutte... Cioè, qui ci sta a malapena un libro, no? Questa è una delle critiche che abbiamo visto anche sui siti, dicono c'è molto poco spazio per le persone per avere le penne, se uno deve fare un disegno... Ecco, già questa è un'altra informazione sbagliata, perché per fare il disegno ci sono i laboratori di disegno e quindi ci sono i banchi adatti per fare il disegno. Poi se si pensa che ci si debba scrivere, mi sembra che lì ovviamente ci sia lo spazio sia per le penne, sia per il libro, sia per il quaderno, per i quaderni. O ancora per... i device, perché in tante scuole si fa anche scuola in maniera diversa. Cambia anche la struttura della classe, non è più il modello con l'insegnante al vertice della piramide, ma ci spiegava questo rivenditore, si può stare anche in mezzo alla classe con la struttura a raggiera che questo banco consente. No? Le faccio un esempio pratico. Quando io insegnavo c'era un insegnante di scienze molto molto bravo, che puntualmente, sai cosa faceva? Prendeva i banchi tradizionali, li sollevava, li spostava ad uno e creava un ambiente di apprendimento diverso per gli studenti. L'ora dopo, non le dico il rumore che si faceva, l'ora dopo l'insegnante che insegnava in maniera un po' più tradizionale si arrabbiava pure, bisognava rimettere tutti i banchi a posto, si perdevano 10 minuti alla prima ora e 10 minuti alla seconda ora per fare solo questa operazione. Questi banchi qua permettono agli studenti di lavorare in gruppo, di lavorare peer to peer, di avere un approccio all'apprendimento diverso. Possiamo parlare dei costi, dico però. Dico solo un'ultima cosa. Infatti vengono utilizzati in quelle scuole che fanno soprattutto parte delle cosiddette avanguardie educative, che rappresentano delle eccellenze della scuola italiana. No, questo è interessante anche questo cambio. Due cose molto molto precise. Uno, faremo in tempo ad avere il numero sufficiente di questi banchi nelle scuole, e due, la questione del costo. Perché questo non l'abbiamo capito, ormai siamo quasi a fine luglio. A settembre tutte le scuole, lei ha detto, riapriranno, e saremo in tempo per farlo, visto che il bando è addirittura europeo? Il bando europeo, noi abbiamo affidato al commissario Arcuri il bando, non se ne sta occupando il Ministero dell'Istruzione, proprio affinché si rendessero più celeri le procedure e ovviamente i costi.
perché comprare X milioni di banchi non è comprare i banchi per una sola scuola, quindi è chiaro che il costo diventa inferiore. Il commissario Arcuri sta lavorando affinché i banchi ovviamente arrivino. Ma quante la gara ne servono? Europea. Noi abbiamo ricevuto richieste per 2 milioni e mezzo di banchi singoli. Questo, se posso, ci dà l'idea che siamo nella direzione giusta. Ecco, perché ma mezzo se, milione se hanno le questa scuole forma. Hanno chiesto, ma se quanto le scuole... si abbasserà il costo di 300 euro per banco? Ma questo sarà il mercato, questo ovviamente, a decidere, non lo devo decidere io. Perché costano così tanto? Molti chiedono perché costa così tanto un banco che sembra, cioè non ha una struttura enorme, no? Ha una struttura di metallo solo sotto, è una base in poliuretano. Questi banchi sono stati richiesti all'incirca per 440.000. Sono okay. Tantissimi. L'idea che sia, stato richiesto il banco singolo e che in totale ne siano stati richiesti 2 milioni e mezzo ci dà l'idea che quello che noi abbiamo pensato sia assolutamente corretto, perché quei banchi lì, piuttosto che avere il banco doppio, dove due studenti non ci stanno con le rime buccali, come il Comitato Tecnico Scientifico ci ha scritto, ma questo l'abbiamo fan già sì detto. Che banco singolo di qua, banco singolo di qua, risparmi spazio, non sdoppi le classi, quindi permetti ai compagni di classe è di rimanere tutto chiaro, insieme. Però la domanda è, vi siete posti i problemi? Lei dice, li compra Arcuri perché il compito istituzionale è che gli acquisti li fa Arcuri, come per gli ospedali li fa Arcuri e non li fa Speranza. Come delle mascherine. Però la domanda è, siccome noi stiamo facendo una lotta contro il tempo, lei sta facendo una lotta contro il tempo, mezzo milione li vogliono così, i produttori dicono che ci vorrebbero 5 anni italiani, per fare 3 milioni. La gara esatto, è europea. Esatto, va bene, ma lei è in grado di rispondere sì, sono sicura che li troveremo sul mercato? Perché se uno dice li deve trovare Arcuri, poi io magari penso lei non è sicura che Arcuri no, li trovi. No, anche perché per le maschere... lei mi dovrebbe dire... Se fossi io il ministro, direi bene queste richieste, ma mi assicuro con Arcuri, ragazzo, mi devi consegnare i banchi? Sì, no, perché se c'è l'incertezza, poi magari ci troviamo fra 10 giorni che la gara va deserta, no, che non basta con le mascherine. Se abbiamo c'è nominato stata. Un commissario straordinario, non ce ne siamo occupati direttamente noi come Ministero dell'Istruzione, è proprio perché volevamo una celerità che evidentemente un commissario straordinario... Ma vi siete parlati? Lei è sicuro, lei sta mettendo la mano sul fuoco su Arcuri o no? Ma che domanda è se ci siamo parlati? E allora perché lei mi deve dire la parliamo? Cosa che non ha ancora detto. Arcuri, io ci metto la mano sul fuoco che ce la fa. No, poi andremo anche sul banco, che sul fuoco? La mano sul banco. Sul banco. Ma scusate, è un banco degli imputati questo? No. Perché devo mettere la mano sul fuoco su Arcuri? Io mi fido ovviamente del commissario di governo, perché è un commissario di governo, non è nemmeno il commissario del Ministero dell'Istruzione. Ma se poi i banchi non governo. Arrivano... ma io perché devo pensare che i banchi non arrivino? Cioè perché dobbiamo in Italia sempre accendere un dibattito sterile sì, sul fatto che le cose solo non per possano questo, accadere? Ministra, allora lei ha avuto delle scusa. Assicurazioni. Ma è si successo? Tra l'altro no, ci sono anche delle giacenze di magazzino. È successo con le mascherine purtroppo, Ministro. È purtroppo con le mascherine, non so se per colpa di Arcuri. E quindi deve succedere per forza anche con i banchi, no? Diciamo, la paura è questa. Siccome con le mascherine, nel periodo di massima emergenza, poi Arcuri ha spiegato perché, però le mascherine faticavano ad arrivare, se uno dice così come per le mascherine speriamo non accada per i banchi. Io chiedo soltanto una cosa, ci dovete lasciare lavorare. E noi siamo ci qui dovete a lasciare guardare. Lavorare. No, però non lo dica, non lo dica dopo Berlusconi, non lo può più dire nessuno. Sentite, arrivare un ministro di 5 Stelle. Assolutamente sì. Io lavoro H24, chiedo solo di lavorare e mi occupo di istruzione. Quindi in questo momento il mio compito è girare regione per regione e controllare che si... lavori, che si monitorino le io devo situazioni. Lanciare la pubblicità e la lancio per la prima volta facendo il distanziamento sociale da Telese, la cosa mi piace molto, pubblicità, torniamo con lei tra poco, migliaia di mail che sono arrivate e le telefonate del nostro pubblico. Se ne rubano uno, cioè 2,5 milioni l'ha preso Parenzo. A parte gli scherzi, l'ha mai provato lei questo, il banco? Io sono stata a girare le scuole in questi giorni, in una scuola di Ancona. No, ma si è mai seduta proprio su questo? Vuole che mi sieda? Sì, dai, prima della pubblicità. Vediamo se la momento scusami, storico. Chiedo scusa a Cairo, non allora, mandiamo, racconti, la mandiamo tra raccontare. Qualche minuto la pubblicità, prego in Ministra. Una scuola così. Di Ancona. Non è difficile, allora. Come vedete, sedersi e lavorare. Tra l'altro, sì, ero io, abbiamo avuto qualche difficoltà. Forse lei un po' più. Sì, un po' più qualche difficoltà. Va bene. È io più sono comodo. Più abituata a stare no, sedersi. Telese no. Ma scusi, no. Se uno ha i rocci, è presente il vocabolario rocci, di greco, non c'entra sì. Qua. Ci entra i rocci qui. Sì, il rocci ci entra. Sì. Ma voi siete malpensanti proprio. Ma lei faceva le versioni a memoria senza neanche guardare il vocabolario. Perché era secchiona. Va bene, Marco, pubblicità, torniamo tra poco. Latte Biosa, svivi nascosto. Va, andiamo, a tra poco. Allora,
Eccoci in studio in diretta a 7 con il ministro Azzolina. Stiamo facendo lo stress test al banco più discusso d'Italia. Io, me, mi è venuto un flash, la mia professoressa di greco, la temuta Conticello, il vocabolario di greco pesantissimo che ha aperto, e dicevo, ci può entrare il vocabolario, sì, il foglio della versione? L'Azzolina ci garantisce di sì. Sì, non solo, se posso, mi è arrivato un messaggio adesso da una dirigente scolastica che mi dice: ricorda che Rocci sta sui tablet quasi ovunque, anche perché gli studenti DSA ne sono agevolati. Tanto per dire che noi abbiamo fatto degli investimenti. All'aiuto da casa, Lazzolina, hai capito? Come ne qui? Però non tutti c'hanno il tablet. 180 milioni per comprare tantissimi device. No, questo è importante. In quante scuole ci sono questi tablet? Però? Le scuole avevano un patrimonio di 3 milioni circa di device. In percentuale. Noi ne abbiamo aggiunti, abbiamo aggiunto soldi per altri 180 milioni. E non sono finiti? Ormai buona parte delle scuole hanno una copertura quasi totale, e quei ma se soldi fosse non necessario sono ne mettiamo altri. Tutti soldi sono non stati sono... utilizzati. Ah, perfetto. Perché li abbiamo dati direttamente alle scuole. Però insomma il buon vecchio cartaceo Rocci che abbiamo conosciuto, e il Castiglioni Mariotti che abbiamo conosciuto, i vocabolari della nostra giovinezza. Allora la prima telefonata che arriva da casa, buonasera. Buonasera. Sì, si presenti e faccio la domanda. Anna Maria? Sì, Anna Maria, sono una docente di scuola primaria e avevo... Prego, vadi, come direbbe Fantozzi, vadi pure, sì. Anna Maria, vadi. Allora, volevo chiedere alla Ministra, dunque, operativamente parlando, come facciamo noi docenti a far rispettare le distanze fra i bambini quando questi non sono a sedere nel loro banco monoposto? Chiaro, grazie. Risposta del Ministro? Grazie, Anna Maria. Il professore è domatore. Soprattutto nelle scuole di ordine più basso. Innanzitutto dobbiamo capire di che età dei bambini stiamo parlando, perché se parliamo di bambini della scuola dell'infanzia il distanziamento non c'è e lo abbiamo già scritto nelle linee guida il piano scuola per la riapertura a settembre. Se parliamo dei bambini della scuola primaria, sì, lo abbiamo scritto. È una domanda interessante quella che fa la docente. Io ho sentito diversi dirigenti scolastici in questi giorni, oltre a quelli che ho visitato personalmente. Tanti stanno lavorando direttamente con degli spazi colorati a terra tramite il gioco, tramite la psicomotricità, quindi provano a far capire ai bambini che il distanziamento è un gioco e stanno lavorando in questa direzione. Altri stanno lavorando più sulle regole, un po' come La vita è bella di Benigni, no? È un bel esempio. Altri stanno lavorando più sulle regole. È vero che non si può immaginare una classe immobile perché parliamo di bambini piccoli, e allora devi agire in un altro modo. Gli devi spiegare come si starnutisce, gli devi spiegare che lavare le mani con il sapone, l'uso dell'igienizzante è fondamentale, devi aprire le finestre più spesso e areare, devi utilizzare laddove ci sono gli spazi nelle scuole, anche spazi aperti, devi fare un lavoro di educazione alle regole, non soltanto, attenzione, con i bambini, ma lo devi fare anche con le famiglie, perché le famiglie in questo momento per noi, per la scuola, rappresentano una forza alleata. Ci sono diversi dirigenti scolastici, ecco perché mi rifiuto rispetto a quello che ho sentito prima, le scuole sono chiuse, no, le scuole sono aperte. Oggi hanno fatto alcuni dirigenti scolastici delle riunioni con i genitori, per spiegare esattamente, soprattutto per le fasce più piccole dei bambini, come sarà la però scuola. Però non dappertutto è così, non dappertutto magari, cioè sentendo in giro, beh, giusto segnare le eccellenze, però magari molti di questi ancora non hanno letto le linee guida, magari molti dirigenti scolastici... No, mi rifiuto, mi perdoni, questo tutti no. I dirigenti scolastici hanno letto le linee guida perché sono dei professionisti, sono dei professionisti, stanno già lavorando tanti con gli insegnanti, alcuni hanno organizzato dei corsi sulla sicurezza con i genitori e con i bambini i primi di settembre, ok? Anche direttori degli uffici scolastici regionali, a cui va tutto il mio ringraziamento per il grande lavoro che si sta facendo. La scuola non è formata da fannulloni, come spesso no, si pensa. Carità, la scuola è formata... No, voi non l'avete detto, sto dicendo io, perché a volte la vulgata, no? Il volgo popolare dice, vabbè, sono i fannulloni che d'estate non lavorano. Quest'estate stanno lavorando tantissimo, ancora di più rispetto a quello sì, che abbiamo. Allora, vediamo le mail. Abbiamo qualora un bagno veniva. La seconda telefonata, se no rischiamo di perdere, perché mi dicono che è già in linea. Flavia De Pedris è la mamma di un bambino di 8 anni. Andiamo a Lucca in Toscana. Buonasera Flavia, se è collegata, ci dicevano che era già collegata. Sì, pronto? Buonasera. Ah, buonasera. Ecco, buonasera. Cosa voleva chiedere al ministro?
Io magari si sentirà che leggo perché sono un po' agitata. Buonasera a tutti. La sentiamo benissimo. Allora, io sono la mamma di un bimbo di 8 anni e volevo chiedere al ministro se, a fronte di una richiesta ovviamente da parte dei genitori, loro hanno previsto la possibilità di fare una didattica in presenza e una didattica a distanza all'interno della stessa classe. Cioè, per esempio, in una classe di 20 bambini, 15 saranno in classe e 5 saranno a casa, ovviamente però con la possibilità di interagire con l'insegnante. Questa mia domanda nasce dal fatto che penso che i bambini delle elementari non possano gestire da soli e correttamente le mascherine e di distanziamento, e ovviamente una sola insegnante non può seguire tutta la classe. Questa è la mia domanda. Grazie. Ringrazio voi e la ministra. Benissimo. Le linee guida hanno in qualche modo escluso la didattica mista nelle scuole di ordine inferiore? Esatto, non è possibile fare didattica a distanza o didattica digitale per tutti gli ordini di scuola, per cui parliamo di bambini al di sotto dei 14 anni, perché avremmo creato un problema enorme alle famiglie che non possono lasciare da soli i bambini a casa per fare didattica a distanza, perché ci sono delle responsabilità penali. La didattica a distanza è possibile solo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, quindi dai 14 anni in su, come forma di didattica complementare alla didattica in presenza. Complementare che vuol dire? Cioè che in linea di massima l'indicazione è però andate a scuola. Esatto, esattamente così. Le faccio un esempio pratico, sempre nei miei giri regionali. A Torino un dirigente scolastico di una scuola secondaria di secondo grado mi diceva che lui ha circa 4 studenti per classe che restano fuori rispetto alla configurazione della classe, quindi del metro che deve essere mantenuto. E cosa fa? E lui ha deciso, in accordo con le famiglie e con gli studenti, che 4 studenti al giorno restano a casa, si collegano con la classe, quindi fanno didattica digitale integrata. Questo permette di garantire la socialità degli studenti, perché gli studenti andranno a scuola 4 o 5 giorni alla settimana, a seconda che la settimana scolastica sia fatta di 5 o di 6 giorni, e soltanto un giorno a rotazione, quindi tutti seguiranno da casa. Questo garantisce la sicurezza, garantisce la socialità. Quindi non mista nella stessa classe, ma in modo verticale. Alcuni giorni sono in presenza e pochissimi i giorni in presenza, eccetto uno. Domande dei nostri telespettatori che ci hanno scritto. Allora, misurazione della febbre, mandiamola tutto a schermo. Ovviamente abbiamo tolto i dati sensibili perché altrimenti non sarebbe corretto. Misurazione della febbre, non si potrebbe far firmare una dichiarazione con valenza penale in cui il genitore affermi di aver misurato la temperatura al bambino, magari precisando anche i gradi, scrive Giulia? C'è una sorta di liberatoria, un'autocertificazione. Non abbiamo mai pensato di andare a toccare il codice penale per queste cose qua. Allora, io penso che bisogna ad un certo punto capire che il mondo è cambiato rispetto all'anno scorso. Se l'anno scorso è vero, c'erano degli episodi per cui le famiglie, a volte perché oggettivamente non sapevano a chi lasciare i figli, mandavano i figli a scuola anche con decimi di febbre. Adesso, parlando con le famiglie che ci scrivono, come scrivono a voi questo cresce, esatto, scrivono anche a noi, e le famiglie oggi desiderano una sola cosa: mandare i figli a scuola in sicurezza. La misurazione della febbre, noi abbiamo chiesto che venga fatta prima per evitare che ci possa essere un bambino che ha la febbre, venga buttato in mezzo alla strada, sugli autobus, possa essere oggetto di veicolo di infezione per tutti gli altri bambini. Quindi noi ad un certo punto, con quelle campagne di comunicazione che faremo per le famiglie, con gli incontri che i dirigenti scolastici faranno con le famiglie e con i presidi sanitari, spiegherete questo principio. Spiegheremo perché è fondamentale che la misurazione della febbre venga fatta un'altra a domanda. Casa. I test sierologici verranno fatti fare anche ai supplenti annuali? Se sì, quando? Allora, i test sierologici sono stati pensati per tutto il personale scolastico, quindi chiaramente anche per i supplenti annuali. Sulle modalità e le tempistiche ci sta lavorando il Ministero della Salute. Tutte queste cose le scriveremo insieme ai sindacati in un protocollo di sicurezza per cui siamo già al lavoro. Guardi, l'ultima riunione è stata fatta ieri sera al Ministero dell'Istruzione e ci si riaggiornerà presto. Il documento lo si sta scrivendo insieme anche al Ministero della Salute. Allora, questa domanda in diverse forme l'abbiamo avuta più o meno 100 volte, perché ancora c'è questa preoccupazione. Qualora dovesse esserci un positivo al Covid, l'intera scuola verrebbe messa in quarantena? La quarantena riguarderebbe solo i bambini o anche le famiglie?
Questa è una domanda che ricorre, si vede che non è stata comunicata o non è arrivata al grande pubblico. E ha ragione il grande pubblico in questo caso, perché anche questa domanda qui avrà una risposta nel protocollo di sicurezza che stiamo scrivendo con il Ministero della Salute. Una cosa però che mi sento di dire è questa: noi abbiamo stilato già un protocollo per gli esami di Stato, dove avevamo stabilito cosa accadeva nel caso in cui ci fosse stato un positivo al Covid. Quindi io credo che si ricalcherà quel modello lì. Ricordo che gli esami di Stato sono andati benissimo in Italia. Mi dispiace solo che se ne sia parlato poco, perché poi in Italia funziona così. Se le cose vanno bene si parla poco. Non faccia polemica, dica cosa avveniva. Non è una polemica, è una constatazione oggettiva. Avveniva che se c'era un positivo, ovviamente si facevano i test a tutti quelli che erano entrati in contatto con la persona positiva, perché il nostro obiettivo è garantire appunto la salute e la sicurezza di tutti i nostri studenti e delle nostre studentesse. Però non si mette in quarantena la scuola, non si metterà in quarantena la scuola. Si fanno immediatamente gli esami e si controlla, sì, esatto, e si controlla se ci sono dei casi. Se non ci sono dei casi, chiaramente non c'è bisogno di fare la quarantena. La cosa imponente vuol dire organizzare nelle diverse scuole dei presidi sanitari che immediatamente riescono ad individuarlo. Ci saranno, perché nelle linee guida che noi abbiamo scritto, il Ministero della Salute ci ha garantito che ci saranno dei presidi sanitari. Quindi, cioè, se come possiamo dirigente... immaginare, tipo quelli, ha presente quelli Ape Magna, quelli street food? Lei immagina, non sorrida, quelli degli hot dog? Lei è fantasioso. No, che fantasioso, io sono veramente business. Cioè, immagino già questi dello street food che vanno lì da Telese e gli fanno ad esempio il tamponcino a Telese, no? È così, cioè, ci sono dei presidi nelle scuole direttamente? Non dentro le scuole direttamente, ma il dirigente scolastico saprà esattamente a chi rivolgersi nel momento in cui ci fossero delle difficoltà. Bagni nelle scuole, andrà pulito e sanificato tutte le volte che uscirà un bambino? Allora, no, davvero. Allora, il nostro obiettivo è quello di garantire la pulizia massima nelle scuole. Saponi e igienizzanti, che le scuole forse non hanno conosciuto in passato. Io ricordo che si chiedevano i soldi ai genitori per comprare il sapone nelle scuole. Ovviamente forniremo tutto. La sanificazione, quindi i genitori possono veramente essere tranquilli, noi stiamo già lavorando per questo. La sanificazione è un altro discorso. La sanificazione si fa quando c'è un caso Covid, che è diverso. Però la pulizia, quello chiaramente è tra le nostre priorità assolute. Mascherine fornite per gli alunni, soprattutto nelle scuole di grado inferiore, c'è il fabbisogno totalmente coperto? Quello che può servire per coloro che non ne vengano provvisti? Allora, sulle mascherine ricordiamo che al momento non c'è una decisione presa in modo assoluto. Il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute a fine agosto ci dirà se è necessario o meno l'uso delle mascherine per gli studenti. Nel caso in cui fosse necessario, il fabbisogno c'è. Dico anche però che, sempre parlando con una delle tante dirigenti scolastiche con cui ci confrontiamo tutti i giorni, una dirigente scolastica mi diceva: noi scuola abbiamo deciso di comprare delle mascherine colorate con gli orsacchiotti, con i disegnini, per far sì che i bambini non guardassero a quelle mascherine con sospetto, no? E nemmeno le famiglie, con i sorrisi, quindi c'è anche questa possibilità personalizzarle. Di personalizzarle per i bimbi più piccoli. Grazie Ministra, ci rivediamo giovedì prossimo. Lo facciamo sto confronto con Salvini? Ma allora, a me un giornalista ha chiesto se fossi stata interessata a confrontarmi con Salvini per rispondere a tutte le fake news che quotidianamente ormai Salvini racconta sulla scuola. Io sono assolutamente disponibile a parlare di scuola con Matteo Salvini, a parlare di scuola, scuola, non propaganda, ma scuola. Siamo qua. Sono qua, sì. E anche noi, siamo pronti. Grazie Ministro, ci vediamo giovedì prossimo. Va bene. Stessa ora, stessa rete. E intanto è con noi una sua vecchia conoscenza, forse vi siete incrociati in alcuni momenti, il senatore Gianluigi Paragone, che adesso ha cambiato, vi conosceva, vi siete mai conosciuti, no? In passato, sì, immagino. Ci siamo conosciuti, certamente. Che adesso ha deciso di fondare il suo nuovo partito. Allora, un saluto cordiale alla Zolina. Arrivederci. Alla prossima settimana.